giornata di guerriglia per le strade di Atene. Mentre il Parlamento approvava il secondo piano di rigore imposto dall'Europa e dal Fondo Monetario Internazionale, i manifestanti che da giorni occupano Piazza Sintagma provavano a dare l'assalto al Ministero delle Finanze, dando fuoco a uffici e cassonetti. 5.000 poliziotti in tenuta antisommossa che presidiano la capitale. Adesso la rabbia sta scemando, ma continua lo sciopero generale e continuano le violenze, a colpi di lacrimogeni da un lato e lanci di pietre e oggetti vari dall'altro. Il bilancio finora parla di 500 feriti raccolti provvisoriamente nella stazione del metrò e di decine di arresti. In vista del voto di domani sulle norme attuative del piano, l'atmosfera resta tesa. Gli indignati greci hanno promesso protesta a oltranza.